Buon pomeriggio ragazze, bentornate sul canale. Mi sto preparando, in realtà non devo andare chissà dove, devo uscire proprio a fare due commissioni. E avrei voluto vloggare da questa mattina, solo che appunto Riccardo oggi faceva il pomeriggio, quindi ho voluto, come dire, stare un po' insieme a lui, goderci questa mattinata relax insieme. E quindi ho preferito vloggare nel primo pomeriggio, insomma, adesso sono già le 5 perché poi quando è andato via mi sono messa a pulire tutta la casa, mi sono messa a fare un po' di pulizie, un po' di riordino, una lavatrice, insomma, ho fatto un po' di cosine. Comunque, bando alle ciance perché come al mio solito io mi perdo in chiacchiere, ma ormai questo voi lo sapete. Mi sto giusto ristrutturando un attimino perché ho la faccia proprio un po' addormentata, anche se poi non mi sono svegliata tardi questa mattina, anzi 8 e mezza, 9 eravamo già in piedi perché sono abituata ad alzarci presto. Facciamo un po' di fatica a dormire proprio fino a mezzogiorno, come magari si riusciva a fare da ragazzini. E niente, quindi mi do una sistemata al volo, devo praticamente andare dai cinesi, vado al supermercato quello dei cinesi, perché come vi accennavo, mi pare in uno scorso vlog, a inizio barra metà di questa settimana che viene, quindi martedì, inizierò un corso per lavoro. E devo cercare appunto due quaderni, pensavo di cercare due quadernini, insomma qualcosa dove poter prendere bene appunti, scrivermi bene tutto, perché altrimenti è un problema. Così almeno tutti i miei appunti sistemati bene, io sono una molto pignola, quindi mi piacciono le cose fatte bene. E vado a vedere se trovo appunto due quadernini. In realtà subito sono partita con l'idea di uno grosso perché so che durando un po' questo corso ci saranno un po' di cose da segnare, insomma, da appuntarsi. Poi però ho valutato che in borsa è un po' scomodo, quindi magari prenderò due quaderni, quelli piccolini, sapete, quelli così più o meno. E quindi insomma, per invogliarmi anche un po' a fare questo corso, ho detto vabbè, esco anche perché devo prendere anche le traverse anala ed è una scusa per uscire. In realtà ho detto ok, tanto devo prendere anche i quaderni, così due cosine in meno che abbiamo da fare io e Riccardo lunedì, che appunto avremo anche già altre commissioni da fare sempre lunedì, e così mi porto avanti. Quindi vado per questi quaderni, vado per le traverse. Vedo se insomma mi viene in mente altro che può servirmi, penso appunto anche la bobina, quella di carta, noi la chiamiamo la bobina, non so se si dice così in tutte le città, quindi voi magari direte ma che sta dicendo? E invece si chiama bobina di carta, quindi quel rotolone maxi che noi utilizziamo per Nala quando magari sporca, non sulla traversa, ci aiutiamo con quello. Basta, quindi questi sono gli aggiornamenti. Io ora finisco di prepararmi, tanto è giusto una sistemata. Anche se pensavo di sfruttare questo trucco per fare il video sull'isola, perché ancora non l'ho fatto. Ahimè, è così. Sono in stra ritardo con questo tipo di video. Ultimamente per fare prima mettere l'eyeliner sto facendo questo lavoro qua, ovvero di metterlo solo alla fine dell'occhio fino a metà. Devo dire, mi velocizzo tanto, soprattutto quando vado a lavoro. È molto più veloce, però io mi agito se voi mi guardate. E quindi io vado a sbrigarmi perché se sbaglio faccio tardi, quindi a dopo, ok?
trucco fatto, vedete, molto molto semplice, proprio giusto una riga per non sembrare appena alzata dal letto. Notavo anche dal video quello un po' comico, tra l'altro vi ringrazio tantissimo per tutti i commenti bellissimi che mi avete scritto, sono contenta di avervi strappato un sorriso, di insomma avervi fatto un po' ridere, che ho dei rossori allucinanti qua su questo bordo del... Questo bordino che ho qua del naso, veramente dei rossori allucinanti. Va bene che non è che sia più tanto raffreddata, voglio dire, cioè non sono mai stata raffreddata, raffreddata, avevo un po' di congestione nasale, ma non credo sia dovuto a quello perché non è che passassi le giornate lì compulsivamente a soffiarmi il naso, quindi non capisco, ma ho sempre patito di rossori qua al lato del naso. Infatti ho messo questo correttore qua che è della Bella Oggi, con cui mi trovo molto bene, forse un pochino troppo chiaro, quindi devo starli un po' a sfumare, però nasconde un po' questo difetto. Se avete dei consigli da darmi su questi rossori al bordo del naso, scrivetemi qui sotto, mi fa tanto piacere perché è un problema che ho da anni praticamente, ho sempre avuto qua il bordino rosso, non ho mai capito perché. Comunque, niente, io ora mi vado a vestire, tra l'altro ho il pigiama, quello che mi ha preso Ricky, che è bellissimo, quello col rossettino, e niente, vado a vestirmi e usciamo, anche perché è tardissimo e prima che chiude tutto, andiamo. Quello dei cinesi di cui vi parlavo, e così vediamo un po' più alla luce i capelli, ma devo dire che comunque sono diversi, è da prima, alla luce del sole, cioè adesso non c'è il sole, sono uscita tardi, ahimè, però si vede che non sono più biondicci come erano prima, ma il colore è cambiato, quindi la mia recensione rimane super positiva, contando che avevo solo dei colpi di sole. Mi è piaciuto il risultato e niente, quindi adesso dicevo vado appunto dai cinesi a prendere due quadernini per invogliarmi un po' in questo corso e vedo se trovo altro che mi serve, insomma adesso mi sfugge, e poi dopo tornerò indietro e andrò in un negozio di proprio di animali, dove hanno sempre i pacconi grandi di traverse che utilizziamo noi per Nala quando sta a casa di notte o quando non ci siamo appunto per lavoro, quindi sono utilissime. E qui hanno questo paccone maxi da 50 che costa sicuramente meno rispetto ai pacchettini piccoli, tanto noi le utilizziamo tantissimo. Nala, 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 vieni qui da mamma. Nalina, Nalina, andiamo a fare shopping. Cosa hai visto? Nalina, 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 corriamo, corriamo, Nalina. Allora, il negozio di cui parlo sempre dei cinesi è questo qui che vedete, dove c'è scritto entrata. E poi vi volevo far vedere quanto sono belli quei disegni di Diabolik là davanti. Sono spettacolari. Io li amo, li adoro. Poi li hanno anche illuminati, vedete, con delle luci colorate. Sono veramente bellissimi. Ok, andiamo. Andiamo, Nalina. Oggi pomeriggio donnine. Sono nel reparto
fatto di cosine per i cani. Nala. Nala. Lei guarda, annusa, scruta. Sentire l'odore magari di altri cani. Ehi, vieni qua. Sto cercando anche un tappetino scolapiatti. Sono tentata per quello lì rosa oppure rosso che ho visto prima e non trovo più. Eccolo lì, quello lì rosso. Ora mi deciderò. Appena uscita e vi racconto questa. Allora, innanzitutto sono alla cassa e dico a Nala di stare seduta, ovviamente, perché altrimenti mi volano tutte le carte, visto che sto tirando fuori il bancomat, sto tirando fuori il portafoglio, da una parte devo tirare su anche la roba sul bancone da pagare. Mi sembra normale che io dica al mio cane seduta, e così non mi strattona e non rischio che mi voli più che altro il portafoglio, i documenti, eccetera eccetera, e farmi anche male magari. Al che una signora viene lì, ha visto tutta la scena in cui le dicevo di stare brava per evidenti motivi. Nala, vieni qua che ci sono dei vetri. E lei, ma che bella! Viene lì, ovviamente Nala si agita, si alza e le fa le feste, perché lei è così, è brava, e le fa le feste. Ovviamente mi strattona per fare queste feste alla signora, mi tira. E mi sono anche fatta male, come immaginavo, perché poi quando hai troppe cose in mano e niente, alla fine la signora, io ridico alla signora seduta, cioè alla signora, ridico a Nala seduta e lei, ma no, ma lasciala, come se io fossi anche stronza, no? Per la serie, ma no, ma lasciala. E al che io le dico, no signora, non è tanto per lei ma per me, nel senso che rischio di far volare tutto e di farmi anche male. A quel punto la signora ce l'ha fatta e ha capito che nella vita bisogna anche un pochettino valutare quando è il momento e quando non è il momento, bisogna farsi gli affari propri. Ma vabbè, il mondo è bello perché ha variato. Guardate che brava. Lei sa che quando arriviamo si deve sedere lì davanti alla porta e aspettare che le puliamo le zampe, altrimenti non ci si muove di lì. È vero? Sente rumori. Si aspetta che la mamma ti pulisce le zampine, vero? È vero? Seduta. Seduta. Dov'è? Sei libera. Eccoci. Allora, finalmente pigiama e finalmente divano e casetta. Non avevo assolutamente voglia di uscire, ho fatto veramente una fatica infinita, che oggi avevo proprio voglia di casa e divano, non so perché. Comunque mi sono sforzata, tanto comunque devo portare Nala fuori come sempre. Quindi ho detto vabbè, usciamo, andiamo a prendere queste traverse benedette. E poi mentre mi sono fatta un giro e ho preso queste cose di cui vi parlavo. Comunque ora vi mostro tutto. Allora, per quanto riguarda il negozio di animali, sono andata da queste due ragazze che hanno questo negozio di animali, un sacco di cose, insomma, mi trovo molto bene da loro, ormai siamo in amicizia, quindi mi fa piacere andare lì. La TV si è accesa da sola. Scusate, ho schiacciato con la borsa. E niente, quindi ho preso questo maxi pacco. Nala già arriva perché sa che sono le sue cose. Questo è un si chiama Assorbello. A volte hanno questo pacco da 50, a volte hanno un'altra marca. Comunque, insomma, alla fine sempre di questo si tratta. Assorbe tantissimo, vedete, 3 gocce su 4, ce ne sono 60x90, quindi sono quelle un po' più grandi. A volte le prendo 60x60 proprio quadrate e a volte le prendo 60x90, perché comunque le sfrutta molto di più e riesce, quando capita che le scappa la pipì, le riesce meglio non farla fuori, cioè sui bordi, quindi diventa anche un po' un disagio, perché poi se va sul bordo va sotto la traversa, quindi comunque come se non ci fosse stata la traversa, quindi
quella un po' più grande la preferisco sinceramente, quindi quando la trovo la prendo. Comunque ce ne sono 50, insomma siamo a posto per un mesetto, un mese tranquillamente lo fa. Poi invece dai cinesi, scusate mi metto un po' più comoda, ancora il fiatone, no così sono troppo bassa. Ok, sto così, ma niente, non riesco a trovare una posizione comoda. Allora, dai cinesi ho preso questo qui, che è quello per scolare i piatti. Allora, io ho sempre preso quelli lì in gomma, gommina, che poi comunque bene o male si consumano e sono da buttare. Questo qua è proprio plastica dura. E ho pensato, per un euro lo prendo e questo qua... mi auguro duri di più, perché poi è lavabile, è proprio plastica, quindi dovrebbe andare meglio. E poi il rosso mi piace sulla mia cucina, quindi l'ho preso rosso, dopo lo proviamo. Poi ho preso un pensierino per Ricky e uno per me, che ci servivano per dei documenti. E quindi ho preso la cartellina di Paperino per Riccardo e la cartellina di Paperina per me, per metterci i documenti del lavoro, tutte le cose che non sappiamo mai dove infilare, mettiamo tutto qua, quello che è relativo al lavoro attuale, insomma, in maniera che non si va a perdere nulla. E le ho prese proprio Paperina e Paperino, lo trovavo carinissimo, stasera gli farò la sorpresina. E sono proprio Walt Disney, sono proprio carini carini. Questi qua sono costati 2,90 mi pare. Poi ho preso i sacchettini per l'ossicino rosa di Nala che abbiamo attaccato al guinzaglio, che erano da prendere perché erano finiti. Poi ho preso le batterie, queste qua le classiche stilo, queste qua convengono tantissimo perché tengono tanto, devo dire la verità, per essere sottomarca. E ce ne sono 10 mi pare, sì 10 pezzi, 1,90 euro, quindi 2 euro ma avete 10 batterie. E capirete che con i giocattoli di Federico vanno come l'acqua queste batterie. Poi scontrino, ho preso per il corso del lavoro di cui vi parlavo, questo corso che dobbiamo fare, due quadernini piccolini, in maniera che se dovrò poi portarmeli al lavoro, sono rosa, questo lo vedete che sono rosa. Pensavate mica che prendessi l'azzurro, insomma, capiamoci. E sono più che altro, dicevo, piccolini, in maniera che in borsa ci stiano tranquillamente, perché mi servirà portarmeli poi dietro anche dopo il corso proprio al lavoro. E quindi questi sono piccolini e vanno più che bene, ovviamente rosa. Poi ho preso un altro accendigas di questi qua lunghi, perché tra l'altro non ci ho pensato a provarlo. Sì, funziona. Perché noi li utilizziamo per il gas, perché il nostro gas della cucina, non che non sia funzionante, però abbiamo messo la sicura per Federico e quindi io compro questo, in maniera che lo metto in alto nel cassetto e quando devo accendere utilizzo questo, che lo trovo un po' più sicuro, visto che il gas comunque ora ci arriva. In realtà questa è una cosa che abbiamo fatto da quando siamo venuti a abitare qua, quindi... Ma niente, questi sono stati gli acquisti, come potrete notare tutte cosine... Oh, ora mi posso sedere. Tutte cosine, guardate che carina, tutte cosine utili, tutte cosine che servivano. Volevo prendere anche il rotolone, ma ero troppo carica, ho detto no, qua rischio, perché comunque questo supermercato cinese non è così vicino a casa. E essendo febbraio, io devo ancora fare l'abbonamento dell'autobus, quindi l'autobus non l'ho preso, poi comunque essendo uscita con Nala volevo farmi due passi e in più non avevo proprio voglia di caricarmi già così tra le traverse che comunque pesano abbastanza e il sacchettone dei cinesi. Mi sono caricata in ogni caso, quindi volevo evitare di strafare e in caso quello lo prenderemo lunedì io e Riccardo. Mi sento affaticata. È un po' di giorni che mi capita, sicuramente è perché non sto mangiando bene. Anche questo non aiuta.
però ultimamente sono sempre come se avessi scalato l'Everest o il Monte Bianco. Vabbè, devo comunque riprendere anche con gli esercizi, infatti adesso settimana prossima pensavo di riprendere, ho trovato un'applicazione carina, forse ve l'avevo già accennato, dei 7 minuti al giorno, hai i tuoi esercizi per 7 minuti e già quello comunque fa, nel senso, uno che è un po' che fermo, 7 minuti al giorno si trovano, bene o male non richiedono tutto questo impegno e tutto questo tempo che magari non si ha, e insieme a un po' di controllo nell'alimentazione, anche solo limitando un po' i dolci, sicuramente fa e come. Niente, a parte ciò, che non voglio parlare sempre delle solite cose, anche perché poi mi scrivete lo dici e non lo fai mai, avete ragione, lo dico, non lo faccio mai, ma non ho nessun tipo di problema ad ammetterlo, o comunque faccio fatica, sarà un mio limite, ma faccio fatica perché comunque quando mi capita un periodo, sia lavorativamente parlando, perché principalmente il discorso è lavorativo, comunque stanchezza mentale per il lavoro, mi capita spesso, io sono proprio fatta così e devo cambiare, me ne rendo conto, la mia consolazione è il cibo. È questo, per questo che io faccio così tanta fatica. Quindi sinceramente che voi mi scriviate lo dici, non lo fai mai, mi serve a poco, nel senso che lo so benissimo che non riesco e non ho problemi ad ammetterlo. Cioè, ci sono persone che si nascondono dietro questa cosa, io invece ve la ammetto senza nessun tipo di problema. Purtroppo è un mio limite, non riesco, magari inizio e poi non riesco mai ad arrivare alla conclusione della cosa. Purtroppo è così, ci devo lavorare tanto, ci devo lavorare su, sicuramente anche un discorso di tranquillità mentale, perché comunque quando uno ha pensieri, le responsabilità, tante cose, non è semplice mettersi lì di impegno. Poi magari sono tutte scuse, perché poi quando uno vuole ottiene, però ci lavorerò sicuramente su.